Le volevo fare tantissimi complimenti per la vittoria straordinaria che ha commosso tutti, che ha riportato in Sicilia le primarie dell'Unione. Ecco, questa ci dà un pochettino la sensazione a noi cittadini che si possa in qualche modo cominciare a pensare che siamo sull'onda del cambiamento. È vera questa cosa o un'illusione? Mi ha commosso perché non che fosse al di là delle mie aspettative, avevo visto andando in giro durante la campagna elettorale che c'era una grande mobilitazione, una grande sensibilità, vorrei dire, proprio nei confronti di questa possibilità di cambiare. Avevo avvertito che la fiducia cresceva sempre di più, la speranza cresceva sempre di più e quando poi l'ho visto realizzarsi in numeri, nei numeri del risultato, devo dire che questa cosa mi ha commosso e mi ha fatto sentire un grande senso di responsabilità. Quindi si parla più di speranza che non di paura che sta muovendo la Sicilia. No, non c'è paura, c'è proprio questa grande speranza che questa volta sia possibile davvero cambiare e questa grande voglia di impegnarsi in prima persona. Lei ha affermato che esiste una Sicilia diversa da quella dell'attuale presidente Cuffaro, che il desiderio di vivere nella legalità, di percepirsi partecipi, di concorrere allo sviluppo della regione è palpabile nella comunità. Crede che la società civile, supportata da una potente guida, quale lei potrebbe rappresentare, ce la possa fare a battere il sistema mafioso? Che cosa serve davvero alla Sicilia in questo momento? Serve proprio questa ritrovata capacità di sperare, che è il contrario della rassegnazione. La rassegnazione io credo che sia il male più grave al quale ci si può abbandonare, lasciare andare, perché ti fa sentire impotente, ti fa sentire incapace. La speranza invece ti dà proprio la possibilità di guardare avanti ritrovando la fiducia in se stessi, riprendendosi la propria dignità. Oggi io avverto che tutto questo c'è, avverto che gran parte dei siciliani ha voglia proprio di riprendersi la propria dignità e di ricominciare a sperare. Sento che sembra quasi un'onda che sta, tipo tsunami, che sta in qualche modo inondando tutta la penisola. È uno tsunami buono e io credo che non è un caso che tutto questo ancora una volta parta in maniera forte dalla Sicilia. Ricordiamoci quello che avvenne nel 92 dopo le stragi, allora era la rabbia e il dolore che avevano messo tutto questo in movimento. Oggi è la consapevolezza. Oggi è la consapevolezza, la forza, il fatto di sentirsi parte di un processo di rinnovamento che parte dalla Sicilia è una cosa molto bella. La Sicilia peraltro è sempre stato un cantiere politico molto importante. Lei, da quello che ho saputo, ama moltissimo stare a contatto con la gente, le piace parlare molto, le piace ascoltare molto soprattutto e tentare di comprendere un pochettino, e questo è abbastanza particolare come atteggiamento per un politico, no? Ci lascia anche un po' spiazzati noi cittadini che siamo a contatto con dei politici, non voglio generalizzare, comunque diciamo nell'immaginario collettivo il politico è vissuto un po' come colui che insomma è il tecnico, quindi sì, l'ha detto ai lavori, colui che tutto sommato ci fa sentire poco partecipi, poco ascoltati. Lei ha fatto, mi sembra, il cardine della sua campagna elettorale, ha utilizzato la partecipazione. Io sono 13 anni che sto in mezzo alla gente, ho cominciato all'indomani delle stragi, avevo bisogno di stare in mezzo alla gente per percepire che la possibilità di un riscatto ci fosse davvero. E ho imparato quanto sia importante comunicare con le persone, ma proprio questo stare in mezzo alla gente mi ha fatto capire le delusioni, mi ha fatto capire che cosa mancava a questa gente. E il distacco sempre più forte che è avvenuto dalla politica, mi sono reso conto che era proprio questo, dovuto a questo mancanza di dialogo. La gente sentiva la politica come altro da sé, come appunto il lavoro degli addetti ai lavori, e questo l'aveva gradatamente allontanato dalla politica. Quando mi sono resa conto che c'era questa voglia di cambiare, questa voglia di riscatto, mi sono proposta come punto di riferimento perché sapevo che la gente mi conosceva e aveva fiducia in me, mi sentiva una di loro, sentiva questo rapporto proprio dal fatto che avevamo comunicato e comunicato tanto. E non è un caso se appena io ho messo a disposizione questa mia candidatura, attorno a me si è creato questo movimento che poi ha continuato a camminare con le sue gambe, è diventato qualcosa che ognuno ha sentito come proprio. Io sono punto di riferimento, persona in cui gli altri hanno imparato ad avere fiducia perché mi conoscono, e punto di riferimento attorno a cui questo grande movimento di
ripresa di coscienza sta ormai camminando da sé, e appunto prendendomi come punto di riferimento. Allora ancora una volta la politica, vista come tanto tempo fa era e come dovrebbe essere, come servizio gratuito, ecco, nella gratuità, perché ognuno ritrovi la propria capacità di riscatto. La sensazione che si percepisce in maniera molto forte è che lei sia diventata una sorta di simbolo proprio anche per i giovani del riscatto della Sicilia e di tutto il paese. Questo lo stiamo percependo anche noi che abitiamo nel centro nord. Mai a lasciarlo, a identificarlo come simbolo. L'importante è il simbolo per radunare attorno a sé un movimento che poi sia molto concreto, un punto di riferimento che sia proprio per fare, per costruire insieme, per lavorare insieme. Quello che peraltro abbiamo fatto in questi anni, allora dal punto di vista di un movimento di volontariato che oggi si cala nella realtà e diventa politica, con la consapevolezza e la percezione che tutto quello che si è fatto era come una premessa per quello che adesso si vuole andare a fare. Crede che sia importante, e quanto importante, per un politico mostrare e soprattutto dimostrare integrità ed osservanza dell'etica morale, che è una cosa alla quale noi cittadini teniamo parecchio? Ed io ho proposto questa mia candidatura proprio nel segno della discontinuità. Ne ho parlato fin dal primo momento, discontinuità con un modo vecchio di fare politica, discontinuità proprio con questo avere perduto il senso etico della persona, delle scelte e della politica. Allora riportare al centro invece l'etica della persona e della politica e dei comportamenti deve diventare un po' proprio il segno tangibile di questa discontinuità. Crede anche lei che una sana informazione mediatica, quindi non manipolativa, quale quella che noi stiamo subendo in questa fase storica, possa aiutare la gente, quindi il sociale, a crescere, ad acquisire quella grande forza innovativa, quella grande forza progressista che solo attraverso una sana cognizione si acquisisce e potrebbe dare vigore di nuovo al nostro paese? Io penso che credo sia indispensabile, però, come diceva bene lei, una comunicazione che non sia manipolata, che non distorca il messaggio deve arrivare pulito, vorrei dire, netto, per quello che troppo spesso ormai ci hanno abituato invece a una manipolazione del messaggio della verità. Ma questo mezzo, diciamo, credo che sia importantissimo, perché è il linguaggio di oggi, è il linguaggio che soprattutto le giovani generazioni recepiscono di più. Allora guai a un messaggio mediatico appunto manipolato, proprio perché ha una capacità molto molto forte, molto importante, vorrei dire, nel determinare poi le scelte. Allora, proprio perché è un linguaggio irrinunciabile, è irrinunciabile che sia pulito, netto, non manipolato. So che lei è presidente onorario dell'Associazione Libera, è presidente dell'Associazione Piera Cutino Guarire dalla Talassemia, so che state costruendo un padiglione di ematologia a Palermo. Che cosa ne pensa della sanità in Sicilia? La sanità in Sicilia è uno dei più grandi problemi, forse il problema, perché purtroppo assorbe la metà del bilancio regionale e purtroppo è una cattiva sanità. È una sanità che ha subito manipolazioni, infiltrazioni molto 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 gravi. È una sanità che ormai è quasi nella stragrande maggioranza in mano al privato, e non sarebbe niente di male se purtroppo questo privato non fosse spesso un privato colluso, un privato che fa della sanità un centro di potere e soprattutto che ha sottratto fondi e risorse alla sanità pubblica, che oggi è veramente allo sfascio. Un privato in cui addirittura abbiamo visto da tanti documenti le tariffe delle convenzioni si stabiliscono nei retrobottega di esponenti della mafia. Allora è veramente un problema molto grave. Riportare tutto nella dimensione normale e ancora una volta nella dimensione etica, per risanare anche un bilancio regionale, oltre che il bilancio della sanità, un bilancio della regionale appunto che è molto condizionato dalle cifre che vengono impiegate per una sanità privata che non permette al pubblico di funzionare. In ultimo, e poi la lascio andare a cenare tranquillamente, non possiamo non fare riferimento al pericolo che sta correndo la legge Rognoni-La Torre, che consente da oltre 20 anni di aggredire le ricchezze accumulate dalle mafie nel nostro paese.
Se dovesse essere approvato questo disegno di legge, che se non sbaglio delega al governo per il riordino della disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali, tutti i beni confiscati, quindi quei terreni coltivati da queste coraggiose cooperative di giovani, gli immobili trasformati in servizi sociali, in sedi di servizi sociali, ecco, finirebbero in una sorta di limbo di assoluta incertezza. Lei cosa ne pensa? Ma vede, questo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, perché l'associazione Libera, appunto, di cui sono presidente onorario, 10 anni fa riuscì a fare approvare una legge che è appunto la 109 del 96, una legge che praticamente era una prosecuzione ideale di quella legge Rognoni-La Torre, che risale a più di 20 anni fa. La legge Rognoni-La Torre prevedeva la confisca dei beni dei mafiosi ed era un passo importantissimo che costò la vita, fra l'altro, a Pio La Torre. Spesso questi beni che venivano confiscati dopo lunghi iter, che erano gli iter giudiziari, perché bisogna arrivare all'ultimo grado di processo per decretare la confisca, spesso questi beni, dicevo, restavano genericamente proprietà dello Stato, non venivano utilizzati, arrivavano in stato di completo degrado e alimentavano la voce per cui i beni, quando erano in mano alla mafia, erano produttivi, quando diventavano proprietà dello Stato e quindi nella legalità non producevano più. Noi con l'Associazione Libera appena nata abbiamo raccolto 1 milione di firme in tutto il territorio nazionale per permettere, con una legge appunto di iniziativa popolare, l'uso sociale dei beni confiscati alla mafia. Appunto, questa legge prevede che nel giro di pochissimo tempo i beni debbano venire assegnati alla società, ai comuni di appartenenza e alla società che ne facesse un uso appunto per fini sociali. Tutto questo ha funzionato bene, anche con dei problemi che dovevano essere risolti, ma ha funzionato bene. Addirittura venivano gestiti questi beni da un commissario dello Stato appositamente nominato. Purtroppo l'istituto di questo commissario è stato annullato, non esiste più un commissario dello Stato e questi beni finiscono in una sorta di calderone che viene gestito ora, la cui gestione viene affidata al demanio, che, con tutto il rispetto per questo ente e per le persone che ci lavorano, però del circuito che si occupava di questi beni era sicuramente il più fragile. Quindi oggi c'è un problema, è un problema serio già nella gestione di questi beni, e però si sono fatti dei miracoli, vorrei dire, le cooperative che lavorano i beni confiscati, i prodotti che oggi si trovano nella grande distribuzione, insomma anche un segnale importante per far vedere come i beni tornati proprietà del pubblico, tornati proprietà dello Stato, affidati alla collettività, funzionano e funzionano bene e producono nella legalità, la pasta, l'olio, il vino, abbiamo tanti esempi ed esempi importanti. Si sta mettendo mano a questa legge non per migliorarla, come sarebbe logico fare visto i risultati che si sono ottenuti, ma per creare addirittura un disastro straordinario, perché questa legge dice genericamente che chiunque abbia interessi a rientrare in possesso di questi beni può praticamente chiedere la revisione dei processi e quindi il ritorno ai proprietari, ai cosiddetti proprietari, a chi ritiene di poter dimostrare questo. Il fatto questo senza limiti di tempo, quindi pensi un po', una cooperativa a cui viene assegnato un bene, per esempio, che deve intanto rendere produttivo, perché spesso vengono assegnate in condizioni veramente disastrose, deve renderlo produttivo, ha problemi per accedere al credito perché non è proprietaria la cooperativa, il bene resta proprietà dello Stato, e che con grandi sacrifici lo fa e ci riesce, che in qualunque momento si può vedere costretta da chi ne abbia genericamente interesse, che dimostri di avere un qualunque diritto pregresso su quella terra, deve restituirla, fra l'altro nelle condizioni di funzionalità, di miglioria. Chi si imbarcherebbe più in una simile attività, considerando anche i rischi enormi che tutto questo comporta? Quindi è un segnale devastante per cui nessuno più si impegnerebbe in questo compito e in cui si rischierebbe davvero di dover restituire
agli antichi proprietari, perché di questo si tratta, a restituire i beni. Ripeto, è non solo un danno economico, ma è un segnale devastante dal punto di vista morale, proprio dal punto di vista del segno. Quali rischi sono sottoposti, per esempio, queste cooperative? Ci sono state intimidazioni, ci sono stati episodi in cui è stato dato fuoco, per esempio, al raccolto pronto, ci sono stati episodi in cui non si è trovato chi materialmente andasse a trebbiare il grano già pronto, perché la presenza della mafia è sempre lì incombente e questi giovani, ripeto, rischiano veramente ogni giorno. Ma il segnale importante è stato che hanno continuato lo stesso e soprattutto che hanno ricevuto solidarietà anche economica, anche di sostegno da parte di tanti altri giovani che da parte di altre regioni italiane sono arrivati a fare campi di lavoro, a sostenere cooperative che sono arrivate dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, ad aiutarli a acquistare questi prodotti per poterli distribuire. Quindi i rischi ci sono, ma c'è anche una risposta importante dal punto di vista della solidarietà sia morale che immateriale. Distruggere tutto questo io credo sia criminale. Mi sembra di avere capito che si stanno muovendo tantissime associazioni. Libera conta 1500 associazioni che si sono coordinate. La nostra vera forza è questa, è quella di essere in tanti, è quella di essere così diffusa sul territorio nazionale e di essere così penetrata, non penetrante, ma penetrata nel territorio. Quindi questa è la nostra vera forza. Posso domandarle il motivo della sua graditissima visita a Bologna? Sono cittadina onoraria di Crevalcore ormai da tanti anni. Allora sono venuta tante volte in questa città che sento veramente mia, sento di questa appartenenza, la sento forte. Ormai amici, volti di persone che con me hanno in questi 13 anni camminato tanto su questo percorso dell'impegno e della legalità. Davanti alla notizia della mia candidatura e hanno voluto abbracciarmi ancora una volta, mi hanno detto: noi non possiamo votare, ma possiamo starti accanto, possiamo ancora una volta sostenerti in questo percorso. Questa sera è per me veramente commovente girarmi intorno e vedere centinaia e centinaia di persone che in questi anni hanno percorso con me le strade della legalità, hanno imparato a volermi bene e a cui io voglio davvero bene, sentirmi accanto in questo percorso difficile, complicato, con tanta gratuità da parte loro e anche da parte mia, io credo che sia il segnale più bello del lavoro che in questi 13 anni abbiamo fatto insieme.